Che disastro. È arrivato quel momento, ragazzi. Buon pomeriggio. Buon pomeriggio. Fuori piove. Fuori piove. Sta solo piovendo. Buon pomeriggio, ragazzi. E benvenuti all'ultimo Smash Direct dedicato a Smash Ultimate. Adesso metto un po' di musica di sottofondo e diamo la giusta introduzione a questa diretta che deve averla. Allora, guarda, mettiamoci così, proprio posizionati, ecco, tatticamente. Io metto un po' di musica di sottofondo e ecco qua. Gran Cappello. Logan Gran Cappello. Dov'è? Metto musica di sottofondo e ci facciamo una bella chiacchierata. Allora, premetto, prima ancora di parlare di personaggi, di robe, di prediction riguardo poi nel pratico il gameplay dell'ultimo Fighter Pass, che per chi non lo sapesse, questo è l'ultimo Direct dedicato a Smash Ultimate, dopo il quale non ci sarà più supporto sul titolo. Si tratta di una storia, come dire, felice, quella che raccontiamo quest'oggi, nonostante arrivi al suo percorso conclusivo, perché Smash Ultimate è uscito nel 2018. Io ringrazio chiunque stia regalando abbonamenti, grazie a Mega Stills che ne regala 10, grazie a Coppolinco che si abbona per il secondo mese, vi leggo tutti subito. Tra l'altro devo aggiornare il cazzo di Subgoal, sono un criminale, sono veramente un criminale e aspettate, prima lo faccio e poi continuo il discorso perché due cose insieme non mi riescono, ci provo spesso ma proprio non sono capace. Poi anche le lacrime nel frattempo. No, esattamente, sono tre cose, quindi mi tocca mettere direttamente, ecco qui 717, quindi diciamo che siamo a 7,20, mettiamo il Subgoal a 8,50, chi si è visto si è visto, 8,50, 7,20... e mettiamo lacrime ok, 10 e 06 e 2021, a posto. Dicevo, una storia che ha un lieto fine, ovviamente, perché Smash Ultimate è uscito nel 2018 e da allora non ha mai smesso di far parlare di sé attraverso Fighters Pass, personaggi aggiuntivi, grandi meme assurdi. Ricordo ancora il down di Twitter quando è stato annunciato Steve come personaggio di Smash. Cioè, un annuncio di Smash che fa andare in pappa un intero social. Ma ciononostante parliamo comunque di un gioco che era già uscito da 2 anni, quindi ha raggiunto achievement su achievement e che fa scuola questo piano di supporto, secondo me, non solo a Nintendo ma al mondo dei videogiochi in generale. Un supporto costante di 3 anni con una cifra irrisoria, davvero, perché i Fighter Pass non costano un cazzo rispetto a quanto lavoro ci è stato messo. Spesso e volentieri le espansioni, ok, che rappresentano DLC come quelli di Smash sono veri e propri nuovi giochi. Esatto, sì. Cioè, spesso e volentieri vengono rivenduti come nuovi giochi. C'è 20 personaggi in più, lo stesso gioco di prima, però ci mettiamo 20 personaggi aggiuntivi, a sto punto facciamo un nuovo gioco. Super Street Fighter. Capito? E invece qui è, insomma, è arrivato come supporto. Detto questo, io oggi sono particolarmente emotional, perché, e non sto scherzando, quindi non è una battuta, io temo che questo possa essere, e qui ve lo dico, non dirlo. Lo temo, io invece lo temo molto, io temo che possa essere il ritiro di Sakurai dalla scena di Smash, forse addirittura dei videogiochi, nel senso che, zii, ci siamo, Sakurai ha cominciato nell'89, per carità di Dio, ci sono game designer autoriali come Kojima che sono più grandi di lui e ancora vanno avanti. Però io l'ho visto come sta Sakurai, non mi sembra particolarmente in salute, non mi sembra particolarmente preso benissimo, ecco. Deve essere stressante lavorare. Kirby, ragazzi, l'ha già venduto quel di Sakurai, quindi sicuramente non è arrivato il momento di Kirby, quello è già finito da un pezzo. Per me, Sakurai potrebbe annunciare quantomeno la dipartita dalla scena di Smash. L'ho sempre detto dal tempo di Smash Ultimate, quindi dall'inizio di questo percorso, di questa bellissima strada. Il nome Ultimate per me
era proprio una sua referenza. Come questo è dire. L'ultimo, everyone is here, e questo è il mio ultimo Hamon, io qui do tutto me stesso, e una volta finito questo percorso, ciao ciao Smash. Che non significa, ragazzi, che Smash non ci sarà più. Significa che non sarà più supervisionato da Sakurai, non sarà più un progetto con a capo lui. Per me, ovviamente, questo è il senso. E non sono pronto, perché per me Smash per è in niente. Assoluto. In ogni generazione, credetemi, il gioco che gioco di più in ore. Ci sta. Cioè, per me, ogni generazione ha Smash come primo gioco. Guardate, non voglio pigliarvi per il culo. Vediamo. Sì, sono curioso di vedere quante ore ho fatto su Ultimate. Sono veramente curioso. Adesso guardiamo insieme quante. Secondo me sono almeno 400. Ci può stare, sì, sì. Secondo anche me ho fatto offline e tutto. No, certo, secondo me ho fatto almeno 400 ore. Ma ora lo vediamo, tanto si dovrebbe vedere dal diario, no? Sì. Se vai nel tuo profilo dovresti già vederlo. Ecco, allora, nel mio profilo direttamente, senza andare sul gioco? Se vai sul quindi vado su pagina di Sidonia. No, voglio vederlo, sono curioso. E guardiamo su, aspetta, no, giocati dagli amici, profilo. Ah, ecco qua, ecco qua, attività di gioco. Sono curioso. No, così non me lo fa vedere. Ah, no, mi ricordavo dice, male allora. Aspetta, fino a 20 titoli. No, allora devo andare direttamente, credo, sul gioco, sul menu. No, sono troppo curioso, a questo punto voglio vedere quanto cazzo ci ho giocato. Allora, smash. Detto che... Cioè, comunque, questo è un discorso che vale un po' per tutti quelli che ci hanno giocato. C'è l'ora di gioco sulla propria console, su quella dell'amico. Hai ragione, è vero. Il torneo. Non lo stavo vedendo, era il secondo titolo. Infatti mi sembrava strano, dicevo, ma quant'è che non ci gioco? 2 ore. Esatto. Informazioni software, no, non lo fa vedere però da qui. Com'è possibile? Aggiornamento software, Nintendo eShop. Da dove si vede, ragazzi? Che cazzo? Che disastro. Da dove non si vede? Non lo so, non lo so. Ma cosa? Quante ore hai giocato a un gioco? Ci stiamo provando, ma non. Non sto trovando. E devo trovare. Ah, eccolo qua! Eccolo qua! Ragazzi, il cazzo 400. Cioè... Posso farlo vedere? Sì, non ci sono giochi protetti da NDA, ok, sì. Profilo. Sì, l'ho trovato. Vaffanculo. No, ha archiviato il software, ma che sei pazzo? Quante ore sono? 645. 645 ore. 800 ore Animal Crossing, vabbè. Ed è solo una delle a non far niente, cioè a bucare il terreno lì però. Che cazzo? Allora, raga, 645 ore su Smash. Ma davvero è così per tutti gli Smash, ok? Quindi sì, è così per Smash 4, è stato così per Brawl Melee, qualsiasi cosa. Ragazzi, però dovete anche tenervi conto che tra l'altro per me 645 ore per il lavoro che faccio negli ultimi anni, passarli su un gioco al quale non gioco in diretta è assurdo, perché io solitamente fuori dal lavoro non videogioco. Cioè tendenzialmente io non riesco più a videogiocare, salvo rare eccezioni, fuori dagli orari lavorativi, perché dopo aver passato una giornata dietro ai videogiochi, giocandoci direttamente o indirettamente, insomma non ho avuto modo coltivare, contro, diciamo. Capito, il mio hobby videoludico al di fuori del lavoro, ultimamente ne ho meno. Quindi per me, ecco, passarci 645 ore dice tutto riguardo l'amore che provo verso questo titolo. E temo che oggi possa essere arrivato il momento di Daddy Sakurai che dice: ragazzi, è stato bello, un bellissimo percorso, questo è il mio addio a Smash, magari poi farà altro, si spera di sì, perché insomma perdere Sakurai interamente come game designer mi farebbe male. Esatto, vabbè, però obiettivamente, a meno che non abbia problemi di salute, se ovviamente ci si augura di no, però negli ultimi direct l'ho visto veramente provato, mi ha fatto spavento e mi ha ricordato Iwata. Capito? Mi ha spaventato perché Iwata aveva dato più o meno le stesse avvisaglie prima di quello che è successo, della sua malattia. Ora non credo che Sakurai abbia problemi di salute, però comunque lo vedo molto stanco, è evidente, lo si vede dagli ultimi Smash Direct che è consumato dal lavoro. C'è da dire una cosa però in merito al continuare a droppare, voler droppare comunque lo sviluppo, non è la prima volta che dice questo è l'ultimo Smash. No, è verissimo, ne parliamo infatti, già dai tempi di Melee ne parliamo, però sai, lì era una questione di la sua riluttanza verso la serializzazione dei prodotti. Voi sapete, per chi non lo sapesse lo dico, che Sakurai a 19 anni ha creato Kirby, poi successivamente ha rivenduto l'IP a Nintendo, cioè l'ha droppata
perché era contro la serializzazione del suo gioco. Lui credeva che Kirby fosse finito lì e dice: vabbè, voi volete continuare a farlo, fatelo, ma senza di me. Io non sto a ruminare questo, questo pasto, insomma, che abbiamo già ampiamente masticato negli scorsi anni e nelle scorse iterazioni. Con Smash, quindi, almeno inizialmente, per me era una questione del tipo: basta Smash per me, perché è come Kirby. Ok. Ha senso. E invece adesso per me, infatti, non sarebbe più un basta per la serializzazione. Io credo che lui abbia abbracciato e accettato la serializzazione di Smash. Ormai, quando sei arrivato a fare Ultimate, cazzo, ne hai fatti 40. Ormai c'è il quinto. Ormai hai accettato che è il tuo gioco serializzato e che sei sottomesso, tra mille virgolette, alle logiche di mercato. La differenza sta nel fatto che secondo me adesso è un po' stanco. Lo vedo un po' stanco. C'è da dire che effettivamente ci sono tanti segnali, il nome, come dicevi, il fatto che ci sono tutti, quasi come per dire salutiamo tutti insieme, sì, eccetera, sì, eccetera. Sì, sì, sì. E quindi ecco, per me, ragazzi, potrebbe essere la direct di addio. E se così fosse, vedrete Manly Tears, perché per me è più non ironico, no, non ironico, perché per me è più di un del game designer del gioco che mi piace, certo, del mio gioco preferito. Per me è proprio un tipo di connessione che avverto con quest'uomo, a livello proprio lavorativo, di modus operandi. È un workaholic, io lo sono altrettanto, e in parte vorrei essere lui, no? Aspiro a divenire una persona capace di rendere così tanto contenti tutti come fa lui, che sì. ha unito due non senza difficoltà e con vari giochi, perché ce ne sono stati tanti e anche vari attriti, ma esatto. Ha unito, alla fine è riuscito a unire con la sua ultima opera giocatori competitivi e giocatori casual in un prodotto che io sostanzialmente vedo come perfetto. Intanto qui Non lo so, ragazzi, è un po' un momento delicato, diciamo, per i fan di Smash questo. Può essere davvero il pivot di dire Nintendo adesso prende in mano le cose. E onestamente non sono molto un fan di questa cosa. Cioè, io ho sempre avuto questa impressione che l'aspetto competitivo della cosa lo vedi anche quando ci sono stati i direct di Sephiroth, che a un certo punto ha cominciato a parlare di frame data. Lui è assorbito. Mi dà molto l'impressione che quel cenno di competitività che c'è nel gioco dipenda da lui. E quasi nel momento in cui lui sparisce, questa cosa potrebbe altrettanto sparire. Allora, per me, io sono veramente preoccupato di questa cosa. Per me è il problema principale. Per me, andato via Sakurai, chiunque arriverà probabilmente non avrà la sbatta di creare quel sottotesto competitivo così inutile a livello commerciale. Sì. Inutile a livello. Smash è, credo, il secondo gioco o terzo gioco più venduto della Switch. Sicuro. Top 5 sicuro. Sì, sì, sì. Ma anche top 3 probabilmente. Ok, quanti di quegli acquirenti sono giocatori competitivi? 1%? Esatto. E quindi a livello commerciale è totalmente inutile l'effort che ci mette Sakurai. Ce lo mette e tutti quanti gli dicono bravo, perché lui non dorme la notte per mettercelo bella lì. Però ecco, insomma, il motivo della mia preoccupazione è proprio questa. E al di là, appunto, della preoccupazione, poi a livello pratico io provo un grande rispetto per lui. Ecco, da una parte vorrei essere lui, mi vedo anch'io un giorno, ragazzi, non farò video teoria da 1:40 per sempre nella mia vita. Ma questo non perché non mi piacciono i Pokémon, ma perché un giorno... Cazzo, un pelo di gatto in testa ho, ragazzi, ho un batuffolo di Sigma nella testa. Dicevo, l'ho tolto. Dicevo, il... E non perché non mi piacciono i Pokémon, ma perché prima o poi sarò stanco anch'io. Certo, vabbè, prima o poi sarò consumato anch'io. Normale. E quando sarò consumato, ragazzi, vi dovrò dire, questo è l'ultimo video teoria. Quando lo farò, spero di avervi resi contenti negli anni come Sakurai ci ha resi contenti, che sia oggi o un giorno lontano, il giorno del suo ritiro. Spero che, insomma, anche la mia carriera porti a... insomma, piaceri simili a quelli che ho provato scoprendo ogni nuovo gioco e ogni nuovo personaggio. Anche perché una cosa è certa, Pokémon non scomparirà mai, quindi... No, figurati, non scompaio prima. Non io c'è di Pokémon pericolo di no quello. No, infatti però ecco, succederà a un certo punto, ragazzi, arriverà, lo sapete che arriverà, non è vicino, ma arriverà l'ultimo video teoria. E quindi quando arriverà, io spero di aver fatto più o meno il percorso che anche Masahiro ha sicuramente realizzato in questi grandi anni di servizio per la community di Smash e Nintendo in generale. Io ringrazio un attimo i vari sub e poi leggo il Telegram che i mod mi segnalano. Max Mamet si abbona per il 23° mese. Antevan
Vongore si abbona per il settimo mese. Poche Entio per l'ottavo. Bella sai, non onore essere qui a piangere per questo gioco e questo artista. Per uno che studia nel... Perché hai un tweet in mano con l'account di Sakurai? No, l'ha già detto. Oh, madonna. Immaginavo, 3 minuti fa. Buongiorno, questo è l'ultimo DLC di Smash Ultimate. E questa sarà anche la mia presentazione finale. Sarà triste dirvi addio, ma spero che la apprezziate. Quindi direi che... possiamo, ecco, la mia impressione, io ce l'avevo, non vi stavo prendendo per il culo, non volevo fare la live emotional così per il meme, ce l'avevo questa impressione, ho visto questo game designer dagli albori praticamente, ok? Cioè, lui ovviamente ha cominciato, che io ancora non ero nato, ma Smash l'ho seguito da sempre, sì. E ragazzi, l'ho visto nelle varie presentazioni, era sempre più distrutto. Controllatele, guardatele. Cioè, ce n'è una in particolare che ricordo durante il Covid, lui aveva proprio gli occhi rossi, era devastato. E quindi secondo me è l'ultima, ragazzi. Secondo me, poi per carità, potrebbe essere addio solamente a Smash Ultimate, ok? Potrebbe essere solamente, conoscendo Sakurai però e interpretando il personaggio, per quello che è, lui difficilmente fa teaser troll. Secondo me ora ancora non è successo, ragazzi, prima degli O7 ancora non è successo, non ce la tiriamo, però ecco, secondo me potrebbe essere l'ultimo direct. No, non sono pronto. Potrebbe essere l'ultimo direct di Sakurai. No, sicuramente, ragazzi, può fare altri videogiochi, per quanto ne sappiamo può fare anche altri Smash, e questo è solamente un arrivederci a Smash e un addio a Smash Ultimate. Però per come è scritto il messaggio continua, secondo me, a andare verso quella direzione. Ci auguriamo di no, raga, ci auguriamo di no. Io mi auguro di no da una parte, dall'altra però se è stanco sì. Certo, cioè se è stanco è giusto. Sì, se è stanco è giusto che lo faccia. Non ci può essere in ogni caso delusione. Quali, ecco, sono questo. Secondo te le probabilità che proprio decida di smettere? Di smettere di fare videogiochi andare in generale? Andare in pensione proprio. Sono basse, ma non sono io. Nulle, secondo me. Nel senso che non sappiamo quanto si è consumato negli anni, no? E quindi non puoi sapere quanta voglia gli sia rimasta di lavorare. E ai videogiochi che sono stati la sua vita, ragazzi. Quest'uomo ha... 19 anni, ha cominciato a vivere il successo, no? Ha cominciato nel mondo dei videogiochi, esatto, sì, ha debuttato con Kirby. Era già anni. Arrivato a 19 capito, anni. Era già in HAL. Quindi ragazzi, quest'uomo è nato con un videogioco in mano e ha continuato per tutta la sua vita, per ora. Insomma, c'è gente che effettivamente dopo 40 anni, no, di carriera appende al chiodo il proprio lavoro, certo. Potrebbe essere arrivato il momento anche di Sakurai. Comunque, scimmia goliardica si abbona per il sesto mese, Fujitora per il terzo, Edal Team per il 37esimo, Seven per il quinto, Akatsuka per il 18esimo. E io, ragazzi, io ve la predicto, per me dice basta, però nel senso, è una mia impressione. Io sarei contento, cioè te lo dicevo prima. No, lo so. Se lo merita. Per me, se va via, l'ultimo personaggio deve essere lui. Cioè, per me Sakurai deve essere l'ultimo personaggio. Immagini nel trailer, minchia, ti mette Master End perché è lui. Ti prego, ho bisogno che questa cosa sia. Io mi metto a piangere se è Master End. Io non ce lo vedo Sakurai. Si dice che si mette lui, ma mette Master End perché effettivamente è sempre stata la sua rappresentazione. Minchia, io mi metto a piangere se è Master End. Allora, Apollo Brave si abbona per la prima volta. Vincenzo 88 si abbona per il quarto mese. Qualcuno dice per me Bayonetta, quindi due volte Bayonetta. Altra volta Bayonetta. E adesso per il mio addio, l'ultimo, il personaggio più sbagliato che ho fatto. Di nuovo. Lampadine per il 14esimo mese, Leopardo per il 9° mese, Kala JCN si abbona per un anno insieme, Raps si abbona per il 4, Stream blessato dal CEO dei Pecchiaduro, grandissimo. Loci, ragazzi, vi ricordo che qui, per chi non lo conoscesse, in qualità di founder di
Smash Italia, la più grande community di Smash dello stivale, uno dei più grandi Capitan Falcon del vecchio Power Ranking, ormai washed out. Ormai sono in pensione, io sono già andato. Lui è già ritirato, però comunque un grandissimo giocatore di Smash e si spera che continui insomma questa scena competitiva anche eventualmente nei prossimi capitoli. Che ricordaci un po', intanto che leggo, intanto che mi guardo dove sono arrivato con la lettura delle sub, mm-hmm. ogni quanto esce uno Smash? Allora, non è a cadenza regolare, diciamo. Ti basta pensare ai Midi che veramente hanno fatto pronto e comunque è uscito un capolavoro incredibile. È vero. Però, da quel che ricordo, dalla fine di Smash 4 all'inizio di Ultimate, al primissimo trailer di Ultimate, forse era passato un anno, qualcosa del genere. Non mi sembra sia passato tantissimo tempo, a dire il vero. C'è stato quel momento in cui eravamo un po' lì fermi con un gioco ormai non più supportato, facevamo i tornei giusto per divertirci. Quindi no? Un anno dopo, entro un anno dall'ultimo PG del 4, annuncio Smash male, Ultimate. Se non ricordo male, sì. Quindi in teoria l'anno prossimo, mo diciamo che l'anno prossimo non può essere perché secondo me il nuovo Smash uguale nuova console Nintendo. Sì. Diciamo 2023 potremmo aspettarci con 2022 announcement, 2023 ci potrebbe stare, sì. Perché... anche perché appena adesso hanno fatto comunque uscire o comunque farò uscire la OLED, quindi dubito che una certa dicono ah regà, finito l'anno, nuova console. Per me 2023 sarà l'anno della pensione di Switch, lo pensiamo un po' tutti e la stessa Nintendo ce ne ha dato comunque dimostrazione con alcune dichiarazioni quali nel 2020 siamo a metà del ciclo di Switch, uscita esatto. nel 2017, quindi esatto, sì. 3 più 3 fa 6, direi che il 2023 può essere l'anno di chiusura proprio del percorso Switch, che tra l'altro insomma va benissimo, 6-7 anni e poi va rinnovata la tecnologia. No, esatto, sì. Ci sta da un lato, e dall'altro bisogna però mettere in considerazione che dato che ormai abbiamo la conferma che Sakurai non lavorerà più a Smash, questo ormai è sicuro. Questo vuol dire però che... cioè secondo te quindi in ogni caso non lavorerà più a Smash Sakurai? Secondo me quello vuol minimo dire Smash io sono a posto. È per quello che mi ha colpito cioè abbastanza. Questo qui per te vuol dire il tweet che abbiamo... anche secondo me te lo dico. Sì, secondo me sì. E a questo punto però diventa un casino perché vuol dire fare un nuovo Smash, non hai più... più che altro perché il dettaglio, perdonami, ancora? Il dettaglio it said to say farewell. Non serviva quell'inciso, esatto. Sarà triste dire addio. Cioè non l'ha detto quando è finito Smash 4, bravo, capito? Bravo. Quando è finito Brawl, eccetera, cioè è veramente un dettaglio che fa male, cioè punge come cosa. E di per sé vuol dire anche che nel momento in cui dovesse effettivamente uscire un nuovo Smash... girato da Nintendo e Sakurai non c'è minima traccia del progetto o magari proprio come supervisore al volo, cioè vuol dire anche un modo di ristrutturare chi è che va al suo posto, una persona che sicuramente non ha la stessa esperienza, una persona che avrà un cazzo di peso addosso incredibile. Io non voglio essere nei panni di chiunque prenda Smash dopo Sakurai perché no. Perché è come Midoriya che deve prendere l'All for One, cioè il One for All da All Might, cioè ma come tu fai? Lui è l'eroe, l'emblema della pace e tu sei una merda, ma non perché sei stronzo, ma perché non sei lui. E quindi, boh. Sai quelle immagini dei meme dove c'è il titano gigante per l'altro stronzino? Sì, sì, così, sì. No? C'è lui, Sakurai finisce il direct e adesso tocca a te e non si sa chi è. Il nuovo personaggio è chi lo segue nel prossimo personaggio. Infatti lo prendono tutti a schiaffi. Che merda, cos'è sto personaggio? Allora, io intanto ringrazio Raps, no, Math che si abbona per il nono mese, Rian Aegav che si abbona per il quarto, Corvodero per l'undicesimo, Sirius Dev per il settimo, 7 mesi di questo pessimo canale, Team Saitania sempre. Grazie a The Rimshot che si abbona per 2 anni insieme, oggi sono 2 anni, un saluto affettuoso da Rimshot. Bisexual Pride, Gay Pride, Gender Fluid Pride, Intersex Pride, credo siano icone, cioè emoticon, ma non le vedo perché il mio cazzo di coso mangia le... sì, penso siano il log delle, sì, sì, delle sì. Flag. Il mio, come cazzo si chiama, lettore delle notifiche non fa vedere le faccine. Jonathan Maki si abbona per l'ottavo mese, Leone Fifone per l'ottavo, anniversario triste. No, triste no, malinconico. Bravo, Leone Fifone, bravo. Si abbona per l'ottavo mese, un'altra volta l'ho già letto. Manuele, non ce la faccio ragazzi, Manuele si abbona per la prima volta, questo è Arrigo.
Arribe 93 Arrigo. Bella. Xesestel si abbona per l'ottavo mese, Kiran Zero si abbona per il settimo, Mega Steels aveva regalato 10 sub, eccolo qua, Coppolinco però... si abbona per il secondo mese, salve caro Saido, sono molto felice di assistere con lei all'ultimo Smash Direct e alla mia ultima speranza per il grande Waluigi, che per me potrebbe essere uno dei personaggi, però effettivamente... Apriamo la parentesi. L'apriamo a breve. Darky si abbona per me Master End, basta. Darky si abbona per il 25esimo mese, caro Sakurai, oggi sono 25 mesi, spero che non metta personaggi sgraditi, tipo Fortnite, che... non lo reggerei e accetterei. Io accetterei anche se il nuovo personaggio fosse uno stronzo, sì, proprio sì. Un pezzo di merda semovente. A me andrebbe bene uguale per... un'altra pianta piragna mi va benissimo per quello che ha fatto Sakurai. Per me potrebbe essere il logo di Fire Emblem con una spada in mano, mi andrebbe bene lo stesso. Grazie a Chromix che si abbona per la prima volta, a Cactus Nomade che fa lo stesso, Fred94 che si abbona per il 22esimo mese, said subscribe here. Grazie a Young Tiba che si abbona per la prima volta e sono in pari ragazzi più o meno, no? Grazie a B.O. che si abbona anche lui per la prima volta, Dani JRPG che si abbona per il 21esimo mese, a Gabi il detersivo che si abbona per il secondo, Cuzzi per il 45esimo, Lunaria regala una sub, Gigio Gatto per il sesto, bella e buon pomeriggio a entrambi, pronostichino pazzo lo facciamo a breve, Snock99 si abbona per l'11esimo mese, felicissimo di essere tornato a seguire Twitch dopo sti mesi di stop, soprattutto felicissimo di tornare con voi, grazie mille, grazie a Board of Games che si abbona per l'ottavo mese, a Tsuneki che si abbona per il settimo, a Eleduardo che si abbona per il sesto, Malabar 695 per il 20esimo, come scritto su Facebook mette se stesso, Master End potrebbe essere effettivamente la call di Chiara, Tungarello per il quarto, Scimmia Golardica per il sesto e ci siamo. Ragazzi, grazie mille delle sub, siamo a meno circa 98 vedo dal sub goal. Quindi grazie mille a tutti coloro che contribuiranno, vi ricordo che potete iscrivervi gratuitamente al canale passando il mouse sul video dello streaming, se vi esce un tasto con su scritto Free Sub Ready lo cliccate e siete automaticamente dei nostri, altrimenti potete iscrivervi con la tier 1 a pagamento 3,99€, oppure ancora potete regalare delle sub come hanno fatto alcuni utenti per supportare questa diretta, le dirette in generale di Twitch e il nostro lavoro che svolgiamo su YouTube con i video analisi e teoria come quello uscito proprio domenica e che peraltro grazie mille è in 20esima posizione delle tendenze globali, è la prima volta che credo un video teoria finisca direttamente nelle tendenze globali, questo dimostra la fame che avevate di analisi e a questo punto a proposito di analisi ringrazio Gian Giammo e Patro Megaten che si abbonano per 18esimo e 13esimo mese rispettivamente, grazie a Samuelone, grazie a Diego, io veramente sono grato a voi e è bellissimo passare con voi questo momento un po' malinconico, grazie a Garrochino, grazie a Sparkle Rob, pochi ultimi minuti mentre setto la scena, dici un po' cosa ti aspetti, quali PG ti aspetti? Io ne approfitterei per aprire appunto questa parentesi su Waluigi, che è un po' il nome che sta sulla lingua di tutti in questo momento. Io vorrei in un certo senso debancare subito questa cosa perché per quanto mi dispiaccia in parte si tratta di un personaggio che molti non conoscono, diceva Sakurai su Twitter. Ok, ieri. Il personaggio che verrà rivelato oggi. Esatto, diceva molti non lo conosceranno. E io ho questa sensazione che sia tipo uno dei suoi magari primissimi giochi che ha giocato, che magari gli hanno dato l'ispirazione a diventare un game developer, eccetera. Grazie, Cri. Una sorta di omaggio per dire metto anche questo personaggio che per me nello specifico è mi piace, è una bella lettura. È una bella lettura. Sai cosa potrebbe anche comunque, esserci? Ok, vai. Piuttosto che Master End, chi lo scriveva in chat mi ha convinto abbastanza. Ha più senso. Vediamo se mi fotte la teoria. Chi? Tabù. Oddio. Tabù, perché Tabù? Perché è meno conosciuto di Master End. Ma perché dovrebbe essere proprio Tabù? È uno dei boss di Smash. Per essere il simbolo del. Del boss. Del personaggio creato da me che finisce nel mio stesso gioco. Ne ho un altro. Vai. Il prototipo di Smash. Non so se vi ricordate, c'erano degli omini che in realtà poi sono stati effettivamente introdotti dentro Smash, sono i Polygon Fighter. Ci starebbe. Un Polygon Fighter perché Smash inizialmente fu sviluppato internamente ad HAL con Iwata come Polygon Fighter Game, quindi c'erano questi omini poligonali senza faccia, senza volto, senza connotati che si menavano. Poi Iwata per convincere Nintendo ha consigliato a Sakurai, e Sakurai ha detto pure famolo, di rippare illegalmente i modelli 3D di Nintendo. Hanno presentato così il titolo a Nintendo, è piaciuto. Iwata, dopo aver freebootato Nintendo, ne è diventato presidente, quindi ragazzi parliamo di persone incredibili dal cazzo enorme. Se
se Iwata freebootando i modelli 3D, cioè lui è andato su modelli3d.com, download Mario Link e li ha messi tutti nel posati, tutti li ha messi nel prototipo di Smash. Se lui ha fatto questo e è diventato presidente Nintendo, io posso comprare The Pokémon Company. È vero ragazzi, quindi imparate questa lezione: fare cose illegali non è poi così, no, vi può portare a essere presidenti esatto. delle aziende che danneggiate. Spettacolo. Ah, ovviamente la mia scelta come personaggio unbiased eccetera eccetera sarebbe Chrono di Chrono Trigger, che tra l'altro è tipo 4 nel requirement comunque del, sì, non troppo conosciuto, ma tutti gli zoomerini non sanno chi è Chrono, anche Geno per allora, vero che è tanto anche quello discusso. Sì vedremo non lo so ragazzi, sicuramente. Allora, io un'altra cosa che avevo in testa è: non sarà Waluigi l'ultimo personaggio, ma per qualche motivo hanno sviluppato due personaggi e uno di questi è Waluigi. Proprio il cioè, bonus, non è uno, ma sono due. Il bonus finalissimo in chiusura di trailer. Ah, c'è anche Waluigi. Così. Ho già aumentato la velocità di riproduzione, ragazzi, sono in pari. Guardate, lo rifaccio davanti a voi, ma siamo in pari col server. In realtà, ok, sì. Si era perso qualche secondo, ma ora ci siamo. Mamma mia, ragazzi. No, io non sono pronto. Per me... Cioè, è arrivata tutta la lore in faccia all'improvviso del... Ah, ma forse sarà l'ultima volta che lo vediamo. No. Io me lo sento, ragazzi. Grazie al latte parzialmente scremato che si abbona per il 28esimo mese. Gentilissimo. Gentilissimi, ragazzi. Grazie mille. Che è un personaggio che non si conosce. Cioè, veramente mi viene da andare a scavare a quei giochi del NES che hanno... Che sono stati dell'infanzia assoluta di... O magari anche prima, per dire... Amiga o cose di questo genere, no? Di dire... Sakurai oggi è diventato quello che... Fa un che tributo è... al videogioco attraverso questo momento di nascita del fiume videoludico. Non lo so. È che sai, mi verrebbe da dirti è Mario. Mario è l'inizio dei videogiochi. Lo so. Cioè, Mario è l'inizio del videogioco moderno, capisci? Non in generale, per lui proprio. Cioè, lui si è svegliato un giorno, ha aperto Windows, c'era... Grazie Sergala, grazie Antares. Sì, hai ragione, ho capito, è la sua storia. Okay. Hai ragione, ha più senso. È quello che... Pong c'è già in Smash, a quel punto sbaglio, è un... Sì, è un assist. È un assist. E a quel punto può essere veramente... Cioè, come puoi sapere quali sono stati i giochi che l'hanno influenzato? Non lo puoi sapere, effettivamente può essere una roba tipo, vabbè, c'avevo sto gioco tarocco. Capito. Cioè, farebbe ridere, sì. Ma è così, sì, no? Sì. Grazie a Dar... grazie a Argimus, che contribuisce a... Oh, è bello. Contribuisce a... È l'ultimo. Cioè, mette il personaggio che a livello di marketing è inutile. Bravo. Ragazzi, gli ultimi 10 secondi. No. Dovesse essere il retirement di Sakurai, lo sto vivendo insieme a 3000 di voi. Mai avrei immaginato di essere qui insieme a compagni di vita, oltre che spettatori. Thanks. Mamma mia. È bello essere insieme. Bella. Che disastro. A volte non ci penso che è dal 2018 che stiamo andando avanti con serie. Fine, però comunque. Sto alzando, ragazzi, tranquilli, lo vedo. Non vi preoccupate. Che roba, mamma mia. Quanta roba. Che è letteralmente un punto di domanda. Tra l'altro, sicuramente il prossimo Smash avrà un taglio di personaggi, non puoi aggiungerne no, ancora. Per forza. Konnichiwa, Dai Lanto Smash Brothers Director. Oggi lo vedo meglio. Papà. いよいよスマブラスペシャル最後のファイター発表になりました。まあ言っても一つ一つは単なるダウンロードコンテンツですからね。予算がないんです。という理由でディレクター自身がプレゼンになった私のご紹介。Cioè capisci? Chi mai lo farà ancora? Questo avrà detto non me ne frega un cazzo, pagatemi un euro, ma lo devo fare. Partiamo subito. Fatto di cera. Ha un po' di trucco addosso. È vero. Ragazzi, chi è? Sora? Sì, spero di sì, perché non me ne frega un cazzo. Io sono a me lo basta, non rompetevi. Sì, tre volte Sora, ragazzi. Ecco Sora. Ok. Palesemente Sora. Ah, okay. Sora. No, no. Si la maschera. Va bene, ok. Ci sta, vabbè. Vabbè, ci sta.
Warfighter chi è? Sora, eccolo qua. Ecco Sora. Ah, ok. Il gatto. Non me l'ho l'ultimo aspettavo. Esatto, l'ultimo PG di Splatoon utile. Ecco la bandierina. Te. Adesso però arriva lo Warfighter, eh? Sora. Bowser? Sora. Eh? Oh! Oh! Non è un PG, però... Vabbè, ci sta, ci sta. Una bella rappresentanza. È piccolissimo. Sì, come tutti i Mii. Mamma mia. Comunque Meat Gordon è fuori di testa con le canzoni. Cioè. Sì. Quindi in realtà sono due Gunner, non c'è uno Swordsman. Non c'è uno Swordsman. Che strano, però. Perché è Sora, è il personaggio. Cioè... Due Gunner. Non lo so. Cioè, belli, eh. Sì, sì. Però lo Swordfighter... 19-10 ragazzi, quindi probabilmente anche il PG sarà disponibile al 19-10. Masaka no Doom Slayer. Fan kara wa Doom Guy nado to iwaremasu ga. Gensaku nitsuite wa koko de go shoukai surukoto ga dekimasen ga, FPS no shiso desu ne. Donna computer jou demo ugoku to ka, ugokanai to ka. Il memino di Quake. Haishin ri wa 10 gatsu 19 desu. この日最後のファイターが配信され、okay. それでスマブラスペシャルの配信はいよいよ終了となります。2018年3月、最初のムービーが発表されてからの感情でも中学や高校を入学から卒業までできてしまう。Un po' diverso. Vivevo con i miei genitori e mo vivo da solo. Questa è un po' la differenza. Lo avete fatto. 最後の一人となる参戦ファイターをこれからご紹介します。こちらをご覧ください。ママミア。Quindi si ricollega al primo trailer, cioè l'ultimo PG esce dalla scena del primo trailer. Wow, oddio. Cioè loro stavano guardando lui all along. No. Dark Souls. Ti immagini. Dio. Eh? Gli amiibo. Stai a vedere che Master Hand che li sposta. Sono giocattoli. Stai a vedere che Master Hand che li sposta. Ok, Mario quindi può spostarsi, può liberarsi dalla statua. Tabù. Cioè, faceva come così, faceva, eh? Se... Che trasformava in... in trofei. Sì, tabù era il senso dell'emissario del subspazio, liberarli dai trofei. Sì. Lord of Cinder. Oh, è veramente Dio, Sora? L'hanno fatto davvero. È veramente wow, Sora. L'hanno... No, non è possibile. Non ci posso. Cioè, questa è proprio la conclusione. Perché libera il cuore di Sakurai. Vabbè, ma cosa stai dicendo? Per fare questa cosa a livello commerciale, Sakurai ha dato un rene, probabilmente. E il culo anche. Il culo. No, no, non ci posso credere. Cioè per me era un meme. Non lo conosce nessuno, vaffanculo. No, ma infatti, cioè, la trollatina appunto di Sakurai che... Vabbè, arrivato. Allora magari trollava anche con l'addio. A meno che adesso non rientra nel buco. Ma che roba, figlia. Let's go. Sora is finally here. と私ですら驚いてしまいますが
Kingdom Hearts から空の参戦です。いや、これはディズニー。偶然ですが、ちなみに空とは英語で言うスカイのことです。これ、海外向けの親切な説明というやつです。まずは原作のご紹介から。Kingdom Hearts。OK、parliamo del gameplay。Combo aereo è un sacco perché Sora può rimanere in aria nel gioco originale tantissimo。Quindi secondo me personaggio iper floaty、glida probabilmente hai glide。Infatti Sora va facendo vedere。Hai glide, un buon range, velocità normale e soprattutto Topolino adesso è un anello di distanza. E anche, e anche non lo so, che rollo, Darth Vader. Esatto. Ma guarda lì. Ci crede. キーブレードを携えてスマブラの世界に立っている最後にふさわしいファイターと思うのですがいかがでしょうか。ソラが最も望まれる参戦ファイターであることは分かっていました。6年以上前スマブラ4の時スマブラのというアンケートを行ったのですが、però fecero Bayonetta. Probabilmente è da allora che vanno avanti le trattative. A svilupparlo. Sì, le trattative sicuramente. Ma voi avete idea di? No, cioè non ne abbiamo nessuno di noi. 集計結果は伏せることになりました。上位の各キャラクターを参戦希望するユーザーが各メーカーさんに激しく要望してしまうことにより、各方面にご迷惑をおかけしてしまうからです。結果を発表できなかったことは申し訳ないと思っていますが、長きを経て今日の結果につなげられたことは良かったと思います。ファンのベテレラリスタ？空の参戦がいかに難しく、no, perché sennò per la stessa logica poi la gente va a rompere i coglioni per il terzo, il quarto, il quinto. Potrebbe anche dire non frega più niente. Ciao. Io me ne vado, bello. 意味合いが異なります。Ok, questo, eccolo qua, te l'ha detto veramente in politiche, si è richiesto un livello di coordinazione diverso. Ma che spettacolo. Sì, sì, sì. Ed ecco perché non c'è lo Swordsman, sarà Riku. E quindi ti avrebbero rivelato Sora facendotelo vedere. La camera ha una cosa particolare che utilizzano.これを言うのも最後ですね。今回のプレゼンでは、空の声は英語になっていますが、日本語と英語が実装されます。ダウンロードコンテンツのファイターは、思考を凝らした個性が強いものが多かったですが、今回は比較的素直に誰でも使えることと思います。ただ、個性がないわけではないです。むしろ高い方だと思います。まずは大雑把な特徴から。性質上空中戦が得意です。Che cosa abbiamo detto? Che cosa abbiamo detto? Ma quanto è floaty? Te l'ho detto. Ma guarda lì! Ma glida? Scommetti che glida? Scommetti che glida? 優しめです。大きな弱点ですが、体重はかなり軽い。Ok, estremamente leggero, un'altra cosa che abbiamo detto. NES con un'arma. Perfetto. Secondo main. つまりこれは吹っ飛ばされやすいことを意味します。カラーバリエーションについても最後だし、おしゃれな空のことだから頑張ってみました。体型や顔は初代キングダムハーツの空で、彼が衣装替えしているようなイメージになっています。どちらのシリーズは成長して、髪型や体つきも違ってきますからね。ご覧ください。ここは2。3。C'è anche Dream Drop Distance, sicuramente. Eccolo qua. E poi quello del 3.Abbiamo ok, già abbiamo già visto il Mayor, bravissimo. Me lo aspettavo in realtà. Forse questo è il Mayor. No, questo era forse il Down. 1P, 2P, 3P, 4P のそれぞれが初代2、3D, つまりドリームドロップディスタンス。あと、3e 4 p mi aspettavo girasse su se stesso, su se stesso come una trottola, invece no. それぞれで、ファイター、render per ognuno pure. Vabbè. Che flex. 原作の劇中においても、空のコスチュームというのは多彩に変わるのですが、che blessatino! Attacca i poster! Vieni qua che ti abbracciamo! どうです?豪華でしょう?そして 5P 以降はそれぞれの服装をさらに色合いしています。6P は Kingdom Hearts 2のブレイブフォームフュージョン、giusto? Molto sgoccioloso. 7P は Kingdom Hearts 2のウィズダムフォーム風。
E questo era il bianco, l'ultimo, secondo me. E infatti, ecco, zebrato. Kingdom Hearts 3 Ultimate Form Fu. Deva, copiwa toyu to kore desu. Che spettacolo, bellissimo. Questi sono i soldi di Disney. Sì. Questo è Sora del Mondo di Topolino. Però il Topolino originale in bianco e nero. 1 2 3D 3 Timeless River. Che spettacolo. DLC の中では最も凝ったコスチュームであると言えますね。では技の説明に移ります。映像配信も最後なので参戦ファイターの振り返りもしたいですね。ペローラ、お相手として無理やりにでも全員出していきたいと思いますのでよろしくお願いします。ペローラ non fiuto abbandono di Sakurai per ora. Mi cago. Mi sembra molto tranquillo, ma sta per arrivare. Dici? Sta per arrivare. Io mi cago. Lo sento. Sora no kogeki wa gensaku mo fumae hikakuteki yukkuri me ni demasu. Dedashi no speedo teki ni yukkuri da kedo kogeki ga dete iru jikan ga nagai. Prende chikashi yasui toyu sokumen mo arimasu. Mata botan renda arui wa oshippanashi de ichibu no waza ga sanren combo ni. Ah, io metterò destra tipo musica di tutti quanti gli stage di Smash. 具体的には弱攻撃、横強攻撃、通常空中攻撃、前空中攻撃の4つが3連コンボになります。そのまま A、前に入れて A。Ah, era l'F tilt. Cucide okay. Sono mamma E. E ha però il multi-nair. Diciamo. Esatto, il multi-nair. Cucide mai ni irete E. E il multi-fair anche. Beh, bello. 弱攻撃はスピード早め、攻撃力低め。横強攻撃は比較してスピード遅め、攻撃力高め。通常空中攻撃は牽制でオールラウンドに使う。Bello quello. Bello attacco. 前空中攻撃はステージ外に追い込むのに使えます。Non ti permettere, coglione. どちらもショージャンプから使うことで。Io e te accanto, guarda! È tutto loro, lo sta facendo per noi di mettere Ness e Falcon accanto. ブンブン振るっているだけでもある程度の脅威にはなります。ただし小ジャンプからだとヒットしなければ3発目が出る前に着地してしまいます。ヒットしない牽制なら2発止めにした方がいいかも。コンボ中にボタンを途中で止めて別の技につなぐのもありです。ちょっと忙しいですが空中途中止めの急降下で地上にファスフォーラードディレクトラ。Bravo, Sakurai, hai imparato a giocare al tuo gioco. Combo と単発止めで相手の吹っ飛ばしが変わっていることがあります。これは横強攻撃コンボ一発目に注目してください。相手が吹っ飛ばないですよね。Okay. これは単発止め。Okay. 相手が吹っ飛ぶ威力も異なります。OK, varia di potenza in base a quanti colpi fai, sostanzialmente. まず上強攻撃。Mamma mia, che bello up tilt questo. Questo up tilt è praticamente l'up smash di tanti spadaccini, di alcuni spadaccini. Oddio. In realtà è anche un po' frusta di Samus. Questo è un tilt assurdo. Ma colpisce da sotto? Quello è subì. Colpisce da sotto? Schiva 弱攻撃単発より少ないぐらいで使いやすいと思います。そしてこの浮かせて引き寄せられるような軌跡を見れば、え、quindi fai ダウンティルタピットのコンボ、先ほどの上強攻撃などコンボの起点になります。No ragazzi, non è una mod, 空中コンボなども ufficiale Sora. È una mod. Vabbè, ma adesso passiamo al suo 大きく振りかぶってから打撃する技で、普通に使う上では撃墜の主力技。Oh Dio! Sì, sì, a giudicare da come si è fermato il tempo, sì. 持続は少し長めか。Guarda, no, è il tipper sicuro. 上スマッシュ攻撃。Smash su. Key blade ha tutto il tipper. Sì, sì. Ha tutto il tipper, il key blade è come la spada di Marth. 攻撃に使いにくいところもありますが、攻撃範囲は意外と広いです。Merda, che disjoint! 中心で当てるようにした方が、わずかに大きめに吹っ飛ばすほか、結果的に相手がかわしにくくもなります。先ほどの下強攻撃と組み合わせるのも良いです。questo è Disney che paga sempre, giusto? 下スマッシュ攻撃、ショージャンプから下突きをする技。io ho paura all'angolo di questa mossa. secondo me colpisce anche all'angolo. ここを避けつつ攻撃することができます。ああ、sì sì, ma guarda, hai visto che colpisce anche ai lati? ma fallo crash quella roba, non lo colpisce? ということは、eccolo! Cioè, noi l'abbiamo già visto sto trailer in pratica. Sì, sì. Lo stiamo facendo noi. 空中も変えてみました。次は空中攻撃。
通常空中攻撃と前空中攻撃がコンボなので後ろ空中攻撃かシンプルにバシンと叩きます。カルメロファイターのスマッシュ攻撃程度の攻撃力はあるでしょう。振り向きつつ使えばこのような小ジャンプからでも出せるけどコンボが強力なので他のファイターほどのアドバンテージはないかも。上空中攻撃見た目通り対空技としてジャンプ力が高い空なので結果的に迎撃可能範囲は広いです。下空中攻撃これは原作ではハリケーンピリオドと言われていた技。おお、tipo bello un double jump 縦回転しながら急降下攻撃します。後で説明しようと思いますが、他のファイターではなかなかできない運用ができます。そして各種投げ、投げ前は比較的スタンダード。打撃は第三者にも当てられます。投げ後ろ、原作でもこういった投げをしますね。ho molto la sensazione di uccidere questa roba. Secondo me il down throw è tipico combo. Sì, di solito il combo starter, diciamo. Combo starter, anche sì. La pair, la throw non è mai... Che qua? Oh, oh! Maledetta! Stai calmo! Sì, combo starter. Sì, sicuro. Qui into nair, dritto, eccolo là. Sì. Baionetta. Hai visto che mirava? Sì. Cioè tipo il QTE di Ok, questa si caricherà e cambierà in base. Ah, si alternano. Questo è figo da dover utilizzare così, eh. Bello. Ah, ok, giustamente lo fa vedere perché sono degli scemo. Bellina sta cosa. È figo perché non puoi tornare indietro. Quindi, 自動切り替えで次の魔法が装填されるので、使う側も対戦相手も次に出る魔法を意識するという。ci sta il malus è principalmente non poterla usare, esatto, se non nell'ordine che ti richiede il gioco. Aspetta, sta roba. Ah, ok, ne puoi fare vari di fila finché non swappa. Per me sta solo Firaga. Sì, ma mi sta solo Firaga tra l'altro. Ora vediamo se lo fa anche con Thunder, però. Ok. No, forse lo puoi fare questo, da come sta principiando puoi farlo anche con le altre. Infatti questa mi... Questa mi sa della tipica mossa spam. Se puoi spammarla. Comunque non sembra spammabile. Non sembra spammabile. No, ma comunque è un sacco di startup. Gli status non sono mai la una cosa bella, era giusto che mi preoccupavo, effettivamente. È una magia, un proiettile. Certo. E quindi qua abbiamo la conferma che è un proiettile. E quindi anche Ness lo può scudare in serenità con il downbeat. Mi lancia tutte e tre? No, solo uno, peccato. Cos'era sto sputo? いずれにせよどの魔法も牽制に適しているので反撃を受けにくい範囲でどんどん使うと良いでしょう。さらセンプシュされたらばかわした後まで考えられればおのずと戦法は広がることと思います。Secondo me dobbiamo vedere gli altri attacchi. Questa roba qui non mi sembra, non mi fa gridare al miracolo. しれっと空打ちするのもありです。Ho paura più che altro di Blizzaga fuori stage. Per me Blizzaga fuori stage è l'unico vero problema. ところで余談ですが、ウェアピールでも順番に切り替わる魔法表現になります。ストップが、エアロが、ケアルが、ただし何の効果もないんですけどね。見てくれだけとは。Grazie Dragon Fist, grazie De Castes, grazie mille ragazzi. 横必殺技はソニックレイブ。
Eccoci qua. Tre volte. Questa è tanta roba, ragazzi. Questa è Bayonetta 2. L'avevate detto. Bayonetta. Bellino. Allora, la gittata non è tantissima. Ok, però ti risolve alcune situazioni. Però hai visto che non l'ha mandato in free fall. Vuol dire che poi puoi fare a B. Esatto. Ma ti rendi conto Sora contro Ryu? Io non... sì, è vero. È proprio i giochi che facevamo da bambini, no, mentalmente. Sì, sì, la mia scatola di pupazzi. Sì, sì, potrebbe esserci in un mondo uno scontro Sora contro Ryu. Sì, il torneo. Molto bene. Questa la gente ci comberà in aria, farà l'aereo come Bayonetta. Hai visto quanto salti, no? Prendi, fai up, up, boom, però, boom, però, boom. Non mi sembra di aver visto un knockback altissimo sui suoi aerei alla... Sì, è vero, hai ragione, è vero, non viene sbalzato tantissimo. È bella sta roba. Il terzo magari non glielo perdo, se non lo finisce, però... Sì, infatti, vai, vai via. Esatto. Sì. Allora ragazzi, turbo meme. Sakurai va via con Sora perché adesso annuncia che hanno schiccato Nomura e fa lui. Mamma mia. Non succederà mai. Quella può essere... succede solo se Sakurai ha ucciso Nomura. Quella è la best timeline, la worst timeline, sai qual è? No. Disney prende Smash in mano. Questo è solo un assaggino. E adesso nel prossimo carezze. Oh no, una mossa dell'amicizia 30%. Annunciato Pippo. Oh. Pippo Doho is in. Che disastro. Mickey Mouse strumentopolos the stage. Oddio. Worst timeline. Arriva Nomura e prende in mano Smash. Quelli... Okay, no, entra, si siede, ragazzi. Smash nuovo non è, non è un concetto astratto. Ragazzi, è un'avventura di oddio. Ok, ho visto una cosa che del 6P che non mi piace tantissimo. Okay. Ovvero che, vabbè, questa l'ha flexato sul pad staccato. Ci sta. Ha fatto 6B dopo il sub. Però ho visto che il 6B non si appende al bordo. Ah no? Se tu fai 6B, a me è sembrato di sì. No? Verso la fine non fa snap. Ok. Ok, quindi ci devi mettere se lo fa adesso. No, niente. Vabbè. Però non ci ha fatto vedere. Sì, minchia. È praticamente sicurissimo fare Edgeguard con lui. Sto potenziale di Edgeguard. No! 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 Che palle! Basta, oddio. Niente, ragazzi, è uno spadaccino d'altronde. Che vita. Ti voglio bene lo stesso, va bene. Oddio, staggera però, cioè, non cambia il calcio alla fine. Ok, sì. Cioè, vabbè, l'effetto è lo stesso. Non ho capito. Ah, forse semplicemente che in base all'attacco fa più danno. Come Sephiroth. Esatto. Ma torna indietro proiettile, non credo. Vabbè, certo, se sei vicino lo pigli. Infatti, passava dietro, visto bene. Vabbè, carino per... è morto comunque. Ah no, sorry. Era invincibile, ho visto bene. Sì. Ah. Vabbè, qui lo smash finale sarà sicuramente la chiusura della chiave. Minasama te dare. Are la chiusura della, del mondo. Grazie a Fefo. No, mi sa che è anello zero Topolino su Smash. No, Kirifuda no namae dake otsutai shite okuto Kageyana no fuin to iimasu. 総合的に見て、ソロは非常に原作っぽい特性で動くことが è la chiave del cuore del mondo.
Non lo fa vedere. Tsugini, stage no goshoukai desu. Ce lo vuole spoilerare? Bellissimo. Oddio, è legale sta roba, eh? È legale, è vero. È legale sta roba. Questa è Holobestia. Bellissimo. Con la musica tra l'altro. Oddio. Kingdom Hearts no Shuban fukin de toujou suru Maleficent. Insomma, si tratta di tante cose in realtà, però non lo diciamo. Deviant Garden toshite saikai. Grazie lo spoiler. Vogliamo dire anche chi c'è dentro? No. Holobastion to kashi. Non leggete ragazzi. No, vabbè. Alcuni ragazzi seguirono ai tempi tutta la serie, abbiamo portato tutta la serie, ma i tempi in cui facevamo 300 versioni stream. Era una delle parti toste. Sì. 単純にホローバスティオンを周回するだけではありません。制限時間が近づいたり、ストック数が減ることで試合終了が近づくと、secondo me confine del mondo. Secondo me confine del mondo. Ah no, direttamente dentro il cuore di Sora. Ok. Ma che bello. Sembra il mio tatuaggio. Io c'ero, grandi ragazzi. Merda, il mio tatuaggio è tra... というように背景が原作でおなじみの心の中の世界に遷移します。 ma che bello. これはダイブトゥーハートと言います。che anche il nome della canzone. Guarda quanti c'erano, bravi ragazzi. Ryuku. Giustamente. Roxas, Shion. Si fa tutto il giro. Eccola qua. È tutti quelli dell'albergo Sora, quindi figurati, sono 40. E niente, il resto della live è così. Esatto. Ma come dici tu, è legale, sicuramente è legale. No, per forza, per forza. È un po' un Animal Crossing like. Grazie Francesco della Sabba. È letteralmente Smashfield con piattaforma più esatto. Zenkai no Kazuya no shuroku no toki, jitsuwa CP no tsuo de kinset sentou ga hobo kikanai tte iu yona joutai natte ita. Ora due joystick, chi gioca con due mura? Toku no mai kara という seme kata o sezaru enakatta desu ga, ma kaihatsu chuu aru aru de dou iu fuu ni naru kana to konkai wa. Col nuovo game direct. Konkai wa taiyokusei de yarou to omoimasu. Paolo. Sora no kuuchuu seidou nouryoku mitai na. Ma due joystick, anmari ikinai ruru nan desu ga. Moshi mo kore de finish o suru to, chotto dake gensaku ni sotta suteki enshitsu ga hairu koto naru to omoimasu node, dekireba o tanoshimi ni shite kudasai. Dewa hajimemasu. Giustamente tutto a tema lo scontro. Adesso però sono mad che Cloud non ha la skin di Kingdom Hearts. Neanche Sephiroth però. Vero. No, aspetta, ma Sephiroth è... no, Sephiroth ha qualcosa di particolare in Kingdom Hearts? Non mi ricordo. Forse no. Non mi ricordo. Mi ricordo quella di Cloud perché è bellissima. Cloud sì, è quella dell'Olimpo. Sì. Ora che sto pensando, forse Sephiroth è vestito identico a Final Fantasy. Però ricordo delle sfumature blu che non ci sono in Final Fantasy. Guarda lì. Vabbè, a parte l'ala, ma l'ala... Ecco, l'ala blu, ecco perché le sfumature blu. Comunque vola veramente un sacco questo personaggio. Molto bello, mi piace. Non da quando te. Poi ho visto quanto sta fuori lo stage, meglio lo stage. Ha un altro abito. Ok. Allora ho ricordato bene all'inizio. Otto yara. Cloud c'ha un mantello rosso, se non sbaglio, fatto di stracci, tipo. Alla sciarpa, che cazzo c'è? Giustamente, adesso ha poca vita, quindi... No, la skin di Cloud, ragazzi, è Advent Children. Sì, quella che ha adesso, sì. Oddio. No. Ah, eccoci, ci siamo. Ecco, lo fa vedere adesso. Qua. Ah, Kingdom Hearts is light, no, Kingdom Hearts is smash. Nessuna traccia di topolino, sono concordo. E quindi, in sostanza, il primo trailer di Smash fa vedere che Sora esce dal cuore, cioè si collega al cuore del mondo di Super Smash Bros. O che forse Kingdom Hearts 3 fa teleportare Sora... Non faccio altri spoiler, ma in Kingdom Hearts 3 finisce con Sora che va in Smash. Allora, comunque sta facendo un comeback assurdo. Sì, essendo che in teoria
Kingdom Hearts tiene conto di quello che succede a Sora in altri giochi? Potrebbero anche far davvero questa cosa che deve stare in roba, ti immagini? Ragazzi, non sto scherzando, potrebbe essere canon. Cioè, non sto scherzando, potrebbe essere canon. Cioè, Sora dopo Kingdom Hearts 3 finisce in Smash. Nomura style, cioè poi non vuol dire niente, però intanto te lo dicono di sì. Stage ga Hollow Bastion dearukoto o zentei ni taisen shin ni mo tsuyou suru daikyoukeki na kyoku o pick up shiteimasu. Scherzo di notte, destati. Zenkyoku, gensaku no ongen sono mama desu. 9. Arrangi wa kibontekuni wa nai desu ga rendou kikaku toyu no ga arimashite. Kingdom Hearts Melody of Memory toyu sakkin ga arimasu. Kore o play shiteiru to sono sakkin nai ni aru Dearly Beloved Swing version ga tsuikasaremasu. Dearly Beloved は、タイトルで流れるキングダムハーツを代表する曲。対戦には合わない曲であり、原曲の実装は難しかったのですが、これでなんとか。なお、1曲だけ書き下ろしの曲があります。Simple and Clean. No? Ah, ok, quello della vittoria. Hercules dovrebbe essere param. 勝利のパパ。ハンドインハンドベースですね。ここはオリジナルの作曲家である下村陽子さんに書き下ろしていただいています。ありがとうございます。多数あったスマブラ用アレンジ曲もこれが最後になりましたね。原曲アレンジを含むたくさんの音楽家の皆さん、どうもありがとうございました。いろいろ仕掛けられてファンも喜んでいると思います。専用のスピリッツボードも追加されます。お題目はカイリ、Yoko Shimomura Dea, Aqua, Terra, Riku, Shion. Tra l'altro Yoko Shimomura che ha fatto anche un sacco di Street Fighter. Ah sì? Un sacco delle colonne sonore di Street Fighter sono sue. E quella del dojo di... è sua, sua. La più famosa è sua. Yoko Shimomura. Dojo di Ryu, mi veniva. Sì, sì, sì. 19 ottobre l'anno 19. Fighter Pass Vol. 2 があればそのまま受け取り可能、単体でも購入可能です。アミーボについてもお知らせします。残念ながら現物が手元にないのですが、まずスティーブのアミーボが2022年春に発売予定です。僕を見ましたが、まさしくスティーブ、どっから見てもスティーブ。加えてアレックスもアミーボ化されることが決まりました。ルイ inoltre anche un po' Toby Fox。Toby Fox Sakurai si è già reincarnato in Toby Fox, secondo me. È un alias, è Toby Fox in verità. È tipo Voldemort. Nintendo no figlia Toby Fox è un Horcrux. Nakanaka atsui desu ne. Tokoro de, hon bangumi no shuroku ni tomonai itadaita shin jōhō ga arimasu. Kingdom Hearts no kakushu shirizu ga Nintendo Switch demo asoberu you ni naru sou desu. Ah. Nanto. Ma tutti? クラウドゲーミング方式によって、merda che annuncio、merda che annuncio、対応タイトルが merda、sì、キングダムハーツ HD、ma che spettacolo、merda che annuncio、raga、これは、rifamo、初代と2のカップリングで、rifamo da capo、メモリーズなど、ci starebbe、ci starebbe、rifamo da capo ma in versione questo canale Twitch è 100 volte più grande。これはつまりキングダムハーツ 3D のリマスター画面。 3D ことドリームドロップディスタンスは 3DS で出ていた作品です。そしてキングダムハーツ3、いわゆるダークシーカー編の完結を迎えます。つまりこれは空の足跡が全てたどれるということです。私はこれらをすでに遊んでいますが、全員クリアするのはかなり骨太な体験になると思います。ゲーミングは素晴らしいボリュームで、スーパーデセント。配信時期についてはお待ちください。Kingdom Hearts 3 bisogna solo spammare X, non vi preoccupate. というわけで、いよいよお開きです。Là, lo sapevo. C'era troppo spazio in quel punto. Che roba. Questo poster io lo desidero. Ma infatti stavo solo aspettando questo momento per stamparlo, penso. Oh, Luigi.大乱闘スマッシュブラザーズスペシャルの最後の放送が終わりました。本当に終わるんだな。だい。仕事を重ねていれば
いつかは達成できるということでしょうね。私のツイッターで今日の1枚と称してスクリーンショットを上げていますが、冷静に見るとたった1本のゲームソフトから取られているとは思えない振り幅ですよね。それだけいろいろ作ってきたということではあります。今までの大乱闘スマッシュブラザーズスペシャルの実績などを軽くまとめてみました。ご覧ください。Questo equivale a dire Sakurai. C'ha ragione, cazzo. Ci sta. È giusto. Ci mancherebbe, sono effettivamente più personaggi. Sa, li hanno dovuti fare. Cioè, non è che ti devi scusare, è vero. Se posso. ...450 giochi rappresentati. Ma... Se un giorno il mondo venisse distrutto, per studiare il videogioco basterebbe Super Smash Bros. E questa è una cosa assurda. Sì. Aratamete miruto samajii kazu. Game no collaboration sakufin toshite wa mizou no ryouiki da to omou no desu ga, sorezore no character ni wa hitotsu hitotsu ni kaihatsusha ya kankeisha, gensaku game no sekai, fan nado ga iru wake desu. Sore wo itte ni owazukari shi, seisaku wo suru という kono shigoto wa oka de wa ajiwae nai.ケウで重大な仕事だったと思います。スタッフはもちろん広報などを含む関係者、原作に携わった方々、支持してくださった方々、楽しんでくれた方々も全て含めお礼を申し上げます。どうもありがとうございました。最後に、空参戦ムービーの完全版、ゲームパートなどが加わったものをご紹介してお別れにしたいと思います。皆様今までどうもありがとうございました。Siamo salvi. Siamo salvi? Forse. C'è ancora voglia il ragazzo? Forse. No ragazzi, non potete giocare così. Non è vero, questa è una minchiata, è un altro PG. Che facile far rivedere un'altra volta il trailer di Sora. Arriva in conclusione il Wavy. Figurati, te l'ho detto. Arriva in conclusione. Figurati. Figurati. E ti conosco troppo bene, non fai rivedere due volte lo stesso trailer. Ora esce Waluigi, perché lui è il king. Ora esce il cazzo di Waluigi. È la prediction, ragazzi. Ora esce il cazzo di Waluigi e quest'uomo vince il mondo. Arriva Gesù, scende e fa: io sono venuto qui solo per questo. Tieni king, hai perso questa. Gli dà la corona e va via e torna in cielo. Perché rivederlo? Non ha senso. Non ha senso. L'abbiamo già visto integralmente. Esatto. Sì? Qua sembrava un sacco Dark Souls, devo dire. Io ho pensato per un attimo a Gwyn, non lo so. Incredibile, veramente. O stavolta esce Riku, per carità, potrebbe anche essere Riku, però non lo so. Secondo me invece verrà interrotto mematicamente da qualcuno. Eccoci. Si toglie la maschera con lui. Per ora però sembra lo stesso trailer. Dici di Waluigi che entra dentro e rompe i coglioni? Ora cade e muore. Niente, forse ci siamo flashati una cosa di troppo. Sembrerebbe tutto normale. Cioè ora fanno vedere un po' di gameplay aggiuntivo. Forse hanno tolto solo questa parte. Vabbè, sti cazzi. Vediamo. Ma che roba. A sto punto io non ci credo più. Però va bene, cioè nel senso, ok.
Si forse voleva Waluigi nella... semplicemente far vedere questa parte aggiuntiva. Ci sta. Va bene, comunque per me la notizia più importante è che non ha dato addio a Smash. Vero. Combattimenti così però attenzione. Che tanto. Grazie Spinaccio. Non sono davvero i soldi di Disney questi. Che bellezza però. Che eroe, cioè è bellissimo, bellissimo. Aspetta. Oh. Stupendo. Veramente senza parole. Beh, raga, bel direct, bel PG, che non mi aspettavo. No. Sinceramente per me Sora era il meme di questa... Per me Sora era il meme di questo Smash che non sarebbe mai arrivato, e invece è arrivato, sono contento. Ci ho detto, per me la notizia più importante e inaspettata, grazie Cyrus, è il non addio. Non ha neanche fatto lontanamente menzione alla cosa. Vero. Quindi forse Daddy vuole darci ancora un figliolo. Perché secondo me il momento era questo. Esatto. Nel cioè, caso il momento era questo. Convergevano cioè, troppe qui, cose. Capito? Qui torno al contrario a dirvi: se non l'ha fatto oggi, non farà mai. No, ma al 90 anni, ciao ragazzi, benvenuti al nuovo trailer. Se non l'ha fatto oggi, non succederà se non nel prossimo Smash. Quindi secondo me Sakurai continuerà. Io veramente ho vissuto sto trailer con un'ansia addosso. Anch'io. Cioè più che altro perché te ne saresti uscito dal trailer comunque con il però il prossimo gioco non è competitivo, che è una cosa che ovviamente frega una sega al 99% esatto. Di... Ma guarda, pure a me non frega veramente, è proprio il fatto di non avere più la figura di riferimento. Che cioè è proprio letteralmente il papà che va a prendere le sigarette e non torna più, nel senso. Sì, cioè no cioè, ma infatti, avrebbe fatto troppo no, male. Ragazzi, allora il tweet a questo punto era semplicemente un falso allarme che comunque io vedo come insomma leggibile, ok, come tale, ma no, non credo che allora l'addio sta nel tweet. Non è che twitti una cosa del genere o la metti nella presentazione. Fa il tweet longer. Ragazzi, tra le altre cose comunque vado via XD, non credo. Quindi secondo me non l'ha detto nella presentazione, non è un addio a Smash, no. Esatto, poi badate bene, magari nel prossimo Smash sarà supervisore, magari sarà un ruolo più defilato. Però c'è. Però c'è, è quello l'importante, capito? Sì. Il punto, la mia preoccupazione era tanti saluti a Smash, ciao, grazie Dark Souls of Alex che si abbona per un anno insieme, a Marzo Luigi che si abbona per il settimo, con il tutto sudato freddo, anch'io. Quasi come l'addio di Totti al calcio giocato. Ma più vero, o meno, vero, cioè effettivamente vero. Il senso di un addio del genere è quello, una grande star del calcio che a un certo punto droppa la scarpa e lui uguale, una grande star dello sviluppo che insomma poi se ne va. Comunque... Contento. Ripeto di nuovo, nell'intervista con Arada ha detto che non ha intenzione di lasciare lo sviluppo di videogiochi. Ok, questo ci fa sicuramente piacere, però la nostra paura non era tanto che abbandonasse lo sviluppo di videogiochi quanto che abbandonasse quello di Smash, che insomma era particolarmente preoccupante come cosa, ma è andata bene. Mamma mia ragazzi. E quindi abbiamo soltanto buone notizie, perché di fatto è arrivato un personaggio che nessuno si aspettava, soprattutto dopo aver trollato tutti su Twitter dicendo non lo conoscete. Sì, sì, sì. A mio parere, per mettere Crash e Sora potevamo fare a meno di Pyre, Mitra e Min Min. Allora, per Min Min sono d'accordo, per Pyre e Mitra no. Nel senso che Pyre e Mitra sono uno spotlight di una grandissima IP quale Xenoblade, in un mondo soprattutto occidentale che non si caga di Striscio il Gioco, laddove ARMS sinceramente non credo che rappresenti tanto né nel mondo di Switch né nel mondo Nintendo, grazie Saidonia, né nel mondo Nintendo né tantomeno nel mondo dei picchiaduro. Sì, sì. Quindi effettivamente il tributo a Min Min col senno di poi, Mattia il Gamer, ti capisco.
Beh, ma forse uno di quelli che suona di più. Possiamo dire la stessa cosa a sto punto anche di Pianta Piragna, per dire. E però Pianta Piragna, sai, è figlia del babbo dei videogiochi moderni, perché per me Miyamoto è il babbo dei videogiochi moderni, quindi dice, vabbè, ci sta, ne potessi mettere anche 9 di personaggi di Mario, ha sempre ragione. Sì. Però capisco cosa intendi dire. Pyre e Mitra per me sono super importanti dentro, invece, oddio, effettivamente ai tempi, cioè con il seno di poi, Min Min, a livello di gameplay interessantissima. E forse il motivo per il quale è stata fatta, sì. Perché Sakurai voleva divertirsi con le braccia come di DLC, ha detto adesso comando, capito, io adesso mi diverto e faccio un PG particolare. Però ecco, ora grazie a Fox Gamer che si abbona per il 29esimo mese, ho letto anche in chat messaggi che dicevano, ma a questo punto non si poteva mettere Crash Bandicoot, se tanto si è messo, ma ragazzi, un discorso di questo tipo lo potete fare veramente con, avete presente, prima detto 2200 personaggi rappresentati, vuol dire che tutti gli altri non ci sono, quindi questo discorso lo puoi fare veramente con qualsiasi cosa. Io posso dirlo con Crono, posso dirlo con Impa, io volevo Impa, per dire, no? Cioè, sì, quella sì, di Hyrule Warriors, certo, con lo spadone, giovane. Cioè, Bandana D, per dirne un altro, Geno, abbiamo veramente la lista fa. Ed è Zenigata, ha scritto quello che stavo per dire, esattamente. Però Sora rispetto a Crash Bandicoot è una roba molto più forte, perché è una cooperazione Nintendo-Disney, non in senso commerciale, cioè Kingdom Hearts si vende su piattaforma Nintendo, è già successo con Dream Drop Distance, tanto per sì, citarne uno, ma esatto, un altro è Chain of Memories, sì, sì. Insomma, 358 Days, ce ne sono tanti. Il punto è, un personaggio del mondo di Kingdom Hearts è in un gioco Nintendo, e quindi un personaggio Disney è dentro un gioco Nintendo, è un po' quello che ha fatto Square con Disney ai tempi dello stesso Kingdom Hearts, mi spiego? Sì, quindi sì, è una roba proprio epocale. In più, Sora per il Giappone è un personaggio enormemente interessante, Crash purtroppo non ha la puramente stessa presa. Occidentale. È figlio proprio anche di uno studio occidentale, mentre Nomura, con quanto gli si può dire, comunque è l'emblema dei JRPG, uno degli emblemi dei JRPG in Giappone, quindi secondo me Sora ha sicuramente più senso di Crash per una serie di statement impliciti che comporta appunto l'inserimento di un personaggio del genere. Una cosa la possiamo dire, ovvero che veramente con un roster così grande possiamo dirlo, uno dei roster più grossi mai fatti all'interno di un picchiaduro proprio, non si può non essere contenti della lista di personaggi, no, che ci possono, allora, essere. Allora, per me l'operazione commerciale finale rimane Steve. Sì. Cioè Steve degli 89 PG è proprio obiettivamente l'operazione commerciale più assurda, insieme a Joker. Sì. Che è sì vero che Atlas lavora anche con Nintendo, ma Joker in quel momento era un personaggio unicamente, ed è un personaggio unicamente Sony, e quindi inserire un personaggio che fa pubblicità a un gioco della concorrenza fu anche quella una scelta importante. Sì, sì, sì. Però ecco, secondo me Sora ha un significato importante. Sora ha un significato importante per i giapponesi, per il mondo intero, per l'inserimento di Disney dentro un gioco Nintendo. Joker non sì, è Capcom, ragazzi, no, Joker è Atlas. E Atlas pubblica ovviamente anche su Nintendo, basti pensare a Shin Megami Tensei 5, tra i tanti. Però ecco, all'epoca Persona 5, in realtà attualmente credo che Strikers sia giocabile su Switch, dovrebbe no, esserci su Switch Persona 5 Strikers, lo spin-off, no, sequel. Ah sì sì, no, c'era una Muso. Esatto, c'era una, sì, una tipologia di, ma ai tempi in cui è stato annunciato, ecco, ricordavo bene, perfetto, okay. Ma ai tempi in cui è stato annunciato, no, cioè non esisteva neanche Persona sì, 5 sì, Strikers, sì. C'era solo Persona 5, tra l'altro non era uscito neanche The Royal, no. E quindi c'era solo Persona 5 ed era Sony, ed era PlayStation, quindi sì, fighissimo mettere, cioè, un personaggio del comunque genere che ti fa dire, ah bello, lo compro, ma dove lo compro? Mi serve una PlayStation. Certo. E dire che tra l'altro era anche fortissimo. No. Sì. Cioè, quindi anche quello fu incredibile. Era Scramble ancora, ecco, era ancora Scramble in Giappone, ricordavo bene. Metal Matti si abbona per il quinto mese, dimmi che non sono l'unico per un millisecondo che ha sperato in Gwyn. No, 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 ragazzi, anch'io ho pensato Dark Souls all'inizio. Proprio l'atto di prendere la fiamma, per me sembrava, sì, sembrava sì, il nano furtivo, un lord delle anime. All'inizio ho pensato, fanno la figata assurda e mettono, che anche, quello, sarebbe, anche quello sarebbe stato assurdo, poi il tempismo, cioè con quello che sta sì, facendo, cioè sarebbe stato proprio, anche quello sarebbe stato assurdo, perché obiettivamente prendere anche in mano From Software
un'altra casa che è arrivata solo trasversalmente con Dark Souls Remastered su piattaforma Nintendo, prendere l'emblema anche di una casa software house tipicamente giapponese che ha vinto l'ultimo Game of the Year, cioè che ha vinto un Game of the Year con Sekiro, insomma poteva essere altrettanto figo, però non è stato questo il caso. Beh, in retrospettiva abbiamo preso veramente un buon newcomer, ecco. Ragazzi, la cosa importante è che Sakurai non si ritira, o almeno al momento non sembrerebbe questa la storia. Io, credetemi, avevo iniziato questa live, ci avrei messo veramente l'80% di probabilità, sono felice di sbagliarmi, di un suo ritiro. Quando ho letto il tweet ho detto vai, salgono vertiginosamente a 99.9. Quando ho visto le statue ho pensato Master End, poi tu tabù. Ok, è tabù, okay, si ritira, il cerchio si chiude, si 100%. Ritira, si ritira, c'è lui in Smash attraverso uno dei personaggi suoi. E invece no, e quindi sono stato all'inferno e poi in paradiso in un'ora e mezzo. Con un blocco qua proprio di dire bellissimo Sora, ma quello che guardavo qua dicevo mancano 10 minuti. Ragazzi, io vi dico che ci siamo e voglio chiudere questa diretta festeggiando con voi questo risultato allucinante che non mi capacito ancora di come sia possibile. Probabilmente tornerò 20° dopo lo Smash Direct adesso. Ma ragazzi, io intanto ringrazio anche Under Azdf che si è buona per il 16° mese. È finita un viaggio veramente lungo che malinconia sola ci sta come chiusura. Avrei preferito altro, però me ne faccio una ragione. Ci vediamo tra 3 anni. Per me, ragazzi, era relativo oggi. In realtà, esatto. L'identità del personaggio è relativa perché per me era la chiusura di un percorso che davvero, credete, mi avrebbero potuto annunciare anche Bicchierax e sarebbe stato comunque un momento di festa. Dicevo, perdonatemi, voglio chiudere con un festeggiamento, widescreen, ecco qua, siamo 19° in tendenze con l'ultimo video teoria su leggende Pokémon Arceus e ragazzi, 19° in tendenze, non videogiochi generali. Questo è un achievement assurdo per un video teoria di 1:37 sui Pokémon, esatto. Quindi è fuori di testa che, cioè, io apro le tendenze se volete, ma credo che, ecco, 2 minuti, 3 minuti, 5 minuti, 35 minuti ed è il disco l'analisi del disco completo di Salmo. 16 minuti, 2 minuti, 12 minuti, 26 minuti, 20 minuti, 18 secondi, 14 minuti, 31 minuti, 10 minuti, 1:37 dei Pokémon. Quindi grazie ragazzi, sarebbe stato veramente impossibile da prevedere un risultato del genere prima di pubblicare questo video, nel senso, ok, ci sta andare in tendenze videogiochi, ma in tendenze generali no. Quindi grazie mille, grazie delle sub regalate ragazzi, come sempre vi ricordo che regalare una sub finanzia progetti del genere, visto che su YouTube si monetizza il cazzo di niente, davvero credetemi, il cazzo di niente. Dopo l'apocalisse. Esatto, dopo l'apocalisse non si fanno più soldi su YouTube, a meno che tu non sia inglese con un canale inglese, CPM inglese. Quindi grazie mille a tutti coloro che finanziano anche questi progetti che poi hanno questi risultati attraverso sub a pagamento, sub in regalo, sub prime. Ragazzi, io vi lascio, vado giusto appunto a cominciare la scrittura del video analisi invece su Diamante e Perla che uscirà questa domenica, quindi tanta roba da fare e stasera non è finita, siete con Chiara. Safe Zone la sera, quindi vi fate una sera con Chiara con Safe Zone. Io vi mando un forte abbraccio e vi ringrazio per aver condiviso con me e con Loshi questo momento. Sappiate tra l'altro che Smash tornerà presto su questo canale con qualcosa di speciale insieme a altre cose. Io, Loshi e un'altra persona segreta stiamo lavorando a un progetto particolare per tutti gli amanti dei picchiaduro, quindi se vi piacciono i picchiaduro restate in ascolto. Grazie mille di essere stati con noi, siete stati tantissimi. Vi ricordo, shout out a Loci, loci-f, esatto, giusto, sì. Il canale, se volete lasciargli un follow per contenuti appunto a tema picchiaduro iper verticali. Ragazzi, ci vediamo, anzi vi vedete stasera con Chiara, io passo a scribacchiare un po' di diamante e un po' di perla. Ciao amici! Ciao!